Ciao ragazzi, sono Raffo, come va? Se mi seguite sui vari social sapete che ultimamente ho avuto un problema al motore, ovvero il regolatore di pressione del gasolio, questo componente maledetto che in più video ho voluto maledire, appunto. Oggi sono qui per sostituirlo. Dopo tanto tempo mi è arrivato, le spedizioni ultimamente per il Covid-19 lasciano a desiderare, ma ci sta. E oggi finalmente voglio sostituirlo. Vediamo. Ciao ragazzi, libretto alla mano, sto ordinando un ricambio, il regolatore di pressione del gasolio. Lo sto ordinando su questo sito, ora invio l'ordine. Ok, ho fatto l'ordine, adesso pago e poi andiamo a cambiarlo. A dopo. Sono un po' preoccupato perché devo sostituire il regolatore di pressione del gasolio del mio Defender 90 motorizzato TD5, perché non è che sia poi così semplice da sostituire, o perlomeno lo è dalla seconda e terza volta che lo fai, visto che si rompe spesso, ma per me è la prima volta, quindi assieme a voi oggi lo sostituirò. Questo è lui, il nostro regolatore. Ho anche delle istruzioni che erano dentro la busta, sono in inglese, ma dovrei tranquillamente riuscire a tradurle e sostituire il pezzo. Ho sentito anche il preparatore che mi ha dato delle dritte. Mi serviranno poche chiavi in verità. Ora che ho tutto, mi cimento. Questa è una gran cosa, l'ho detto in tanti video, ma togliere il cofano con questa comodità è sicuramente top. Ta-da! Comodo, è così. Tac, tac, tac. Ok, cominciamo. L'incriminato è questo ragazzo qua. Come vedete, è veramente intriso di gasolio. A partire da lui, fin tutto in giù, in basso, e poi si riempie dappertutto. Il casino è che è veramente infognato. Punto 1. Buongiorno, grazie per aver scelto il nostro prodotto. Fin qua ci siamo. Comincerò svitando i due bulloni del 10 più il terzo sotto, che sarà un po' un cinema. Disconnetto il sensore elettrico per primo, in modo tale da avere più accesso e non averlo tra le scatole, insomma. Mi crea un pochettino più di spazio, è molto più comodo. Con la 19 rimuovo il sensore. Forse. Ok. Uscirà un po' di gasolio, è normale. Ok. Svito i tre bulloni del 10 per estrarlo completamente. Uno, quello sotto un po' più incasinato, l'ho già tolto. Sono riuscito infilando la chiave a cricchetto da qua e svitando. Ok, ora bisogna fare attenzione alla guarnizione che c'è sotto, che va comunque sostituita. Eccola. Ne abbiamo una nuova, che è qua. Rimuovo poi questo tubo tirando il cappuccio nero. Allora, come potete vedere qua, adesso ho tolto tutto. Il tubo però che c'è nel kit di riparazione, vi giuro che è veramente impossibile da raggiungere, cioè dovrei smontare mezzo veicolo, perché vedete che si infila là sotto e in effetti molti consigliano di smollare o di smontare addirittura l'alternatore o il radiatore, insomma, per arrivarci e svitare la vite. Io tengo quello che c'è già montato e gli sostituisco le guarnizioni, quindi rubo le guarnizioni dal tubo nuovo e le metto su quello vecchio, ma il tubo è assolutamente integro, è perfetto e quindi posso utilizzarlo, anche perché il problema è sul regolatore di pressione che ha il difetto, non sul tubo. Questo qui è il regolatore nuovo con il nuovo sensore, i nuovi attacchi e la nuova guarnizione. Potrei mettere del grasso sulla guarnizione attaccata al basamento
in modo tale che non mi scivoli, non mi scappi via. Lo ungerò un pochettino in modo che si appiccichi e poi ci infilerò il regolatore. Allora, bisogna stare attenti con gli O-ring, perché pizzicandoli si rovinano e ricomincerebbe a fare pipì. Quindi quello è essenziale. Rimetto il tubo vecchio con la guarnizione all'interno, che appoggia proprio lì, così, con la guarnizione. Stringo questa. È una 14. Adesso con un pelo di grasso, giusto per far aderire la guarnizione al basamento e non perderla mentre avvito il nuovo regolatore, quindi io qua posso metterci della ciccia di grasso in modo tale che tac, vedete che rimane attaccato. Allora, sono riuscito a puntarlo, quindi ho inserito i bulloni, sono riuscito ad avvitarli, la guarnizione è rimasta al loro posto. Ora vado a serrare i bulloni e ad assicurarmi che siano stretti correttamente e poi continuiamo. Comunque i meccanici, ragazzi, sono veramente degli idoli, perché ti rendi conto solo quando operi che le posizioni sono scomode. I dadi, i bulloni sono sempre messi in posizioni devastanti. La casa madre non è che ti aiuta poi, perché certe cose proprio sono messe in un punto veramente che è impossibile, impossibile raggiungere, a meno che smonti tutto. E comunque, anche quando smonti tutto è difficile raggiungerli e molti meccanici devono inventarsi veramente delle chiavi, quindi modificarle, tagliarle, piegarle in un certo modo. Quindi già questa cosa qua è una stupidaggine mega galattica. Immagino quando devi fare una cosa veramente tosta. Ma vabbè, andiamo avanti con il nostro mestiere qua. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Perché finché non è in moto, ragazzi, non posso dirvi di aver cambiato il regolatore di pressione. Ma filmare e avvitare è veramente un casino. È passato un attimo per voi, ma io mi sono fermato a fare pranzo e caffè. Allora, tutto bene ragazzi, ho rimontato, devo solo serrare i bulloni, attaccare lo spinottino, connettere tutti i tubi, ma per questo regolatore di pressione, che è diverso da quello che avevo prima, diverso perché lo stesso modello va benissimo, è perfetto, solo che vi faccio vedere quello di prima. Vedete che qui ha un buchino, qui ha un buchino, mentre quello nuovo che ho montato qui ha un tubicino che fuoriesce, e posso attaccarci un tubo di gomma per far sì che quando sfiata del gasolio non finisca sul motorino d'avviamento, ma mi coli giù e mi coli insomma per strada, in modo tale che proprio il motorino d'avviamento non ne risenta. È un piccolo trucchetto, se vogliamo parlarne così, per far durare un attimino di più il motorino d'avviamento, che non è mai troppo contento ad avere acqua o altri liquidi all'interno. Ricollego i tubi. Uno, questo va qua. Ok. Ok ragazzi, ricapitoliamo. Ho rinnestato i tubi del gasolio con il classico clack che mi assicura la tenuta. Ho inserito lo spinottino elettrico. Ho fissato il regolatore con la nuova guarnizione. Non mi resta che provare l'accensione. Prima di provare la vera accensione, dovremmo sentire la pompa che carica un po' di gasolio all'interno del regolatore, che essendo stato smontato ha perso quello che c'era nel circuito.
Questo è il rumore che intendevo. Glielo faccio fare un paio di volte, in modo tale da essere sicuro di aver riempito il circuito. Ok. Ora spengo. Riaccendo una seconda volta. Ok. Adesso dovrebbe andare. Vediamo. Folle. Yeah. Grande. Non ci sono perdite. Non c'è una goccia che esce. Bravo Raffo. Come vedete non sta colando niente. Mentre prima se accendevo veniva giù il mondo. Facciamo anche un test con l'acceleratore. Ok ragazzi, ora è bello preciso e pulito. Questo regolatore vecchio però non è che è da buttare, perché ci sono dei kit dove con gli o-ring nuovi e la membrana nuova, che è quella che si rompe, si possono rimettere in sesto. Siccome vedo che per il resto non ha nessun tipo di problema, comprerò il kit da pochi euro e poche sterline su un sito inglese per rimetterlo a posto e avere un ricambio che funzioni nel caso si dovesse rirompere, perché già so che si riromperà nonostante sia nuovo. È proprio un difetto di questo mezzo. Per effettuare questa riparazione avete bisogno sicuramente un buon set di chiavi. Io in particolare ho utilizzato la 10, la 14 e la 19. Queste sono a cricchetto, ma vanno bene anche quelle a stella fissa. Un po' di grasso per fermare la guarnizione. Una chiave a crick, magari anche più piccola. Una torcia per vederci bene, magari anche due, frontalino non è male. Un po' di carta. Dello scotch che può servire per fermare la luce. Una buona tazza di caffè, magari con il manico è piena, è meglio. Se siete come me che avete le mani spaccate dal lavoro, dei guanti. E che più? Ah, beh, certo, il ricambio nuovo con la sua guarnizione. Ok ragazzi, sono contentissimo, è andata benissimo, non potevo chiedere di meglio. Ho fatto un bel giro, sono andato a provare il mezzo e funziona alla grande, non c'è più perdita di gasolio. Ho pulito tutto sotto con della carta per vedere se c'erano altre eventuali perdite. È tutto asciutto, non c'è nessun problema. Sono veramente entusiasta, perché da qui partono una serie di video che ho già scritto e che voglio realizzare subito. Quindi rimanete connessi. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, pollice in su. Se poi non vi siete ancora iscritti al mio canale YouTube, qua sotto potete farlo cliccando anche sulla campanella per rimanere aggiornati. Ho da poco creato un canale Telegram, siamo ancora in pochi, pochissimi, ma buoni e buonissimi. Se volete iscrivervi, il link lo trovate sempre qua sotto nella descrizione. Seguitemi anche sugli altri social, su Facebook e su Instagram. Posto regolarmente foto e creo sempre delle stories dove si parla di un po' di tutto, si discute, si fanno delle challenge per vincere degli adesivi e per stare insieme. Bene, il video finisce qui, ci vediamo presto e ciao!